Danilo Calvani, la manifestazione è iniziata con un presidio a Piazzale Partigiani. Vi siete spostati qui nel pomeriggio perché? Noi questa sera chiuderemo come responsabile del coordinamento 9 dicembre Piazza dei Partigiani, perché ci dissociamo assolutamente da partiti o espressioni politiche. Questa mattina alcuni, pochi comunque, 4 o 5 persone, durante il corteo hanno fatto dei saluti politici, espressamente dei saluti romani. Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma noi del coordinamento 9 dicembre queste cose non le tolleriamo. Però non è la prima volta che all'interno del coordinamento ci sono movimenti politici, ha partecipato anche Casa Pound a Piazzale Partigiani a dicembre. Hanno partecipato anche altri, non solo Casa Pound, però Casa Pound, devo dire la verità, quando è venuta si è comportata bene, come altre espressioni politiche come Notav a Torino o come altri, si sono comportati bene senza bandiere politiche, per carità. Non hanno fatto nessun saluto romano o saluto comunista, insomma, si sono comportati tutti bene e devo dare atto a questa gente, perché poi alla fine la gente può manifestare. Il problema è che se io mi comporto facendo dei gesti politici ideologici offendo gli altri, quindi non rispetto questi principi. Da molti lì a Piazzale Partigiani se la prendevano con lei perché aveva parlato di un presidio di 3.000 persone, l'affluenza è stata di circa 200 persone. No, non c'è stato nessun flop, abbiamo manifestato sotto un diluvio, non eravamo 200, eravamo molti di più. Perché una manifestazione in chiesa? Perché purtroppo non, l'uniche persone che, dalle quali abbiamo ricevuto solidarietà sono state alla fine persone di chiesa o parroci durante il nostro cammino. Da quando siamo partiti da Genova qui, le uniche persone che ci hanno aiutato sono stati dei preti. Quindi passerete la notte in chiesa? Assolutamente sì. Assolutamente, o in chiesa o in mezzo a una strada. Per andare via cosa deve succedere? Vogliamo che qualcuno ci ascolti, perché non abbiamo la possibilità di parlare con nessuno, qualcuno ci deve ascoltare.